Allora, possiamo iniziare. Allora, per farvi riprendere da tutte queste matrici, oggi parliamo di vettori, così. Però ne parliamo alla maniera informatica. Avrete visto gli avvisi, tra oggi e domani è in atto uno scambio di orario tra le mie ore di informatica e quelle di fisica 1, per cui oggi faremo 3 ore di informatica, da adesso fino alle 13, mentre domani faremo solamente il primo blocco di ore, quello delle 14:30, e dopo invece ci saranno 3 ore di fisica anziché un'ora e mezza. Ma le informazioni dovreste averle ricevute, la sostanza non cambia. Allora, dicevamo, parliamo di vettori. La settimana scorsa iniziato a affrontare il tema dei cicli, su cui però vedremo che solamente da oggi, no, cominceremo a vedere la reale utilità, no, e la reale, a volte, anche complessità di quell'argomento. Quindi il tema dei cicli e quello dei vettori sono strettamente collegati. E io come da mio metodo, preferisco sempre partire da un esempio pratico, da un esercizio pratico. Allora, ho pensato questa mattina, questo esercizio ispirato chiaramente dal tempo di questi giorni, e immaginiamo di dover risolvere questo esercizio, no? In cui ci viene chiesto di leggere da tastiera la piovosità espressa come millimetri di pioggia caduta nei 12 mesi dell'anno, qui ho indicato 2011 perché il 2012 non è ancora terminato. Questo programma calcoli il numero totale di millimetri di pioggia caduti nell'anno. Di fatto basta fare la somma dei numeri ricevuti dalla tastiera, non molto diverso da quanto avevamo già fatto. Indichi qual è stato il mese con maggiore piovosità, cioè nel 2011, in quale mese ha piovuto più che in qualunque altro mese, e quanti millimetri di pioggia sono caduti in tale mese. No? Questa è un'operazione di determinazione di un valore massimo di una serie di numeri, di fatto. Noi abbiamo una serie di 12 numeri, di questi 12 numeri dobbiamo dire dov'è il massimo, in corrispondenza di quale mese si trova e quanto vale questo massimo. E fin qua va bene. Potremmo risolvere questo esercizio con le cose che già conosciamo. Si tratta di leggere i numeri uno per uno e tenere traccia della somma, quindi accumulare i valori che via via vediamo, stamparli, e poi tenere traccia del massimo numero visto finora. Adesso sul massimo non abbiamo ancora fatto esercizi specifici, ma ne facciamo tra un secondo. Ma no, è un esercizio che si può fare tranquillamente leggendo i numeri, man mano che leggo faccio i calcoli e li aggiorno. Però c'è l'ultimo punto. Si stampi il riepilogo di tutti i 12 mesi, evidenziando col carattere asterisco il mese con maggiore piovosità. Cioè, quindi alla fine stampo il riepilogo mese 1, mese 2, mese 3, mese 4, vicino al mese 4 asterisco, vicino ai millimetri di pioggia caduti nel mese 4. Vabbè, adesso ci apprestiamo a risolvere questo esercizio, ma vorrei attirare la vostra attenzione su questi passaggi. Leggere la tastiera la piovosità nei 12 mesi dell'anno 2011 e stampare il riepilogo di tutti i 12 mesi. Banale, no? Come concettualmente. Leggo 12 numeri e stampo quegli stessi identici 12 numeri, dopo che ho terminato di leggerli. Allora, questo al momento attuale non sappiamo fare, non in modo furbo. Noi siamo in grado di leggere una variabile scanf e commerciale A, printf A. Quindi leggiamo un valore e lo stampiamo.
leggiamo due valori, li stampiamo, scanf è commerciale, per 100D è commerciale A, scanf per 100D è commerciale B, e poi printf A, printf B. Non fatemelo fare con 12. No? Fare 12 volte scanf e 12 volte printf mi sembra un modo stupido. Abbiamo imparato i cicli. Potremmo pensare all'interno di impostare un ciclo che si ripete 12 volte, all'interno di un ciclo leggere un valore, e ciò che sono capace a fare è leggere un valore e stamparlo subito. Il problema, ciò che non so fare, è leggere 12 valori senza stampare nulla, e poi dopo cominciare a stampare i 12 valori che ho letto. Perché non lo so fare? Ma perché al termine del ciclo, se all'interno del ciclo ho letto i valori in una variabile, chiamiamola pioggia o millimetri, mm, al termine del ciclo questa variabile mm conterrà solo un valore, non li contiene tutti e 12, conterrà l'ultimo valore che ho letto. E quindi come faccio a stamparli? No. Ho 12 valori, 11 li ho letti ma li ho dimenticati, e il dodicesimo mi è rimasto, potrei stamparlo, ma in realtà mi servono tutti gli altri. Allora, per far questo dobbiamo dotarci di un modo per memorizzare, ricordare serie di valori e non solo variabili singole, non solo valori singoli. E questo modo esiste ovviamente e si chiama vettore. In tutti i linguaggi di programmazione, vettore, o in inglese array. Array significa schiera, elementi messi in fila. Quindi noi abbiamo, in questo caso sono solamente 10 dati, nel nostro esercizio ce ne sarebbero 12. Noi abbiamo 12 valori, che sono 12 numeri di millimetri che sono caduti nei 12 mesi dell'anno. Potremmo pensare, per mezzo millisecondo, non di più, potremmo pensare di dichiarare 12 variabili. Millimetri 1, millimetri 2, millimetri 3, millimetri 4, fino a millimetri 12. Però capite che diventa di difficile gestione, diventa un programma fatto di tanti blocchi di copia e incolla, generalità o generalizzabilità nessuna, perché arriva uno e dice, ma senti, però io vorrei farlo su 2 anni. E allora da 12 passi a 24 e vai lì a sudare, a faticare, a replicare parti di codice quasi uguali, perché poi devi ricordarti di correggere i numerini. Non ci piace. Perché noi in realtà non pensiamo a 12 variabili sciolte, come ho disegnato nella parte sinistra di questa slide, ma pensiamo a una serie di 12 valori. Allora noi vogliamo che nel linguaggio di programmazione ci sia, che vogliamo poter continuare a pensare a una serie di 12 valori e non a 12 variabili sciolte, ciascuna delle quali è indipendente dalle altre. Quindi vogliamo creare una sorta di variabile collettiva, una variabile di gruppo. Una variabile che ha un nome solo per più valori, organizzati in fila, organizzati consecutivamente quello che mi importa chiaramente è la posizione in cui si trovano. Qui avevamo 10 variabili che avevano nomi diversi. Il fatto che questi nomi si somigliassero tutti non dice nulla al compilatore, le tratta come variabili diverse tra di loro, no? Forse faceva capire a noi che erano parte di un gruppo, ma non diceva nulla di particolare. Mentre qui ho un nome unico, collettivo, e poi ho tante celle, tante caselle diverse, ciascuna delle quali contiene un dato. E quindi vogliamo evitare assolutamente programmi di questo genere. Leggi dato 1, dato 2, dato 3, sopra ho dichiarato 10 variabili, ne leggo 10, ne stampo. Lavoro di copia e incolla questo, antipatico. Facilissimo sbagliare poi. Ciò che vogliamo fare, ciò che vorremmo fare è dichiarare questa sintassi effettiva, adesso poi la studiamo bene, ma
per vedere il punto d'arrivo del nostro ragionamento, vogliamo dichiarare una variabile sola, qui è chiamata dato, nel nostro esercizio lo chiameremo millimetri, che contiene 10 elementi, nel nostro caso saranno 12, al suo interno. Diremo, dichiaro un vettore di 10, di 12, di 50, di 1000 elementi. Un vettore è una variabile unica, ma che al suo interno contiene tante celle, ciascuna delle quali è in grado di memorizzare un dato diverso. E come faccio a usare, no, la struttura dati vettore? Ma posso andare a pescare, a utilizzare ciascuna delle celle individualmente, con un'operazione di indicizzazione, che in linguaggio C è indicata dalle parentesi quadre, dato di I sta a indicare la cella del vettore, che si chiama dato, di posizione I. Quindi ciascuna cella di questo vettore ha una sua posizione, che è indicata da un numero intero. Questa posizione la chiameremo indice, l'indice della cella. E quindi, dato, senza niente, se parlo della variabile dato, sto parlando dell'insieme di tutti i valori. Se parlo dato di 3, sto parlando di uno specifico valore, quello che vive nella cella di indice 3. Gli indici di questo vettore sono numerati, gli indici delle celle del vettore, pardon, sono numerati con numeri interi consecutivi a partire da 0. Quindi bisogna un attimo abituarsi, la prima cella di un vettore ha indice 0, la seconda cella ha indice 1, la cella di indice 5 è in realtà la sesta, non la quinta. Però, a parte questo spostamento di 1, sono dei numeri consecutivi. Ve l'avevo già detto che gli informatici, essendo gente strana, contano a partire da 0. Quindi un vettore di 10 celle contiene, appunto, 10 locazioni diverse che possono contenere 10 dati diversi, e queste locazioni sono indicizzate dall'indice che vanno da 0 per la prima a 9 per l'ultima. 10 celle, indice da 0 a 9, non da 1 a 10. Il C è fatto così, come molti altri linguaggi, ma non ci stupisce. Quindi la definizione di un vettore avviene semplicemente dichiarando, devo dire tre cose. Per dichiarare una variabile semplice, cosa devo dire? Il tipo e il nome. Int x, float z. Invece qua dovrò dire tre cose. Il nome, ovviamente, che voglio dare a questa variabile, il numero di elementi di cui questa variabile deve essere composta, quindi quante celle conterrà, e questo lo indico tra parentesi quadre, e poi il tipo di dato delle celle. In questo caso sto dichiarando un vettore che si chiama V, che conterrà 10 celle, ciascuna delle quali può contenere un valore intero. Un vincolo insormontabile è il fatto che quando dichiaro un vettore, tutte le celle di quel vettore devono avere lo stesso tipo, quindi o tutte int, o tutte float, o tutte double, o tutte char. Non posso avere un vettore in cui le prime 3-4 celle contengono degli interi, le altre 4-5 contengono dei reali e le altre dei caratteri. Ci sarà un modo per fare queste cose, ma le chiameremo strutture e non vettori. Quando parliamo di un vettore, parliamo di una serie di celle, di dati, e questi dati devono avere tutti lo stesso tipo. Tutti interi, o tutti reali, o tutti caratteri. E quindi qua dichiaro il tipo, non tanto il tipo del vettore, ma il tipo delle celle del vettore. E questo lo sintetizzo, come sempre il C è un linguaggio molto sintetico, int v di 10, dichiaro un vettore che conterrà 10 celle di tipo intero. E queste celle sono, è come se dichiarassi, no, 10 variabili che si chiamano come qua sotto, v di 0, v di 1, v di 2, eccetera. Queste parentesi quadre indicano appunto l'operazione di indicizzazione,
indicizziamo una certa cella all'interno di un vettore che ne contiene molte. Okay? Ma una cella indicizzata è a tutti gli effetti e si comporta a tutti gli effetti come una qualunque variabile di tipo intero in questo caso. E quindi può essere usata nel fare i calcoli, può essere usata nelle scanf, può essere usata nelle printf, ovunque possiamo usare una variabile normale, possiamo anche usare una cella di un vettore. Ovviamente dobbiamo fornire il nome del vettore e la posizione dell'indice. La posizione dell'indice, in questo caso qui è rappresentata come numero, come costante numerica, ma può essere tranquillamente anche una variabile, un'espressione a sua volta complicata, purché quando viene valutata questa espressione assuma un valore tra 0 e 9. Cosa succede se io scrivessi in questo vettore v di 15? Mi piacerebbe che la risposta fosse, il compilatore me lo segnala. No, in realtà no. Noi dichiariamo un vettore che contiene 10 celle, i 15 vanno da 0 a 9, e siamo noi, programmatori, responsabili di far sì che tutte le volte che usiamo quel vettore, l'indice relativo sia sempre un numero intero tra 0 e 9. Se usiamo un numero diverso come indice, v di 15, ma anche solo v di 10, o v di meno 1, il compilatore non segnala alcun tipo di errore. Il programma normalmente comincerà, se va bene, si blocca, no? Cioè Windows ti dà un errore del tipo accesso illegale in memoria. Se va bene, perché te ne accorgi se c'è qualcosa che non va. Se va male, il programma comincia a comportarsi in modo strano. Non perché si è offeso, no? Cosa succede? Succede che alla fine abbiamo un programma che scrive del codice eseguibile in memoria. Allora, quando dichiariamo un vettore stiamo riservando 10 celle di memoria, dicendo ok, queste qua le chiamiamo V. E da 0, V di 0, V di 1, V di 3, V di 9, l'ultima. Se io uso V di 10 o V di 15 nel mio programma, sto andando a leggere una cella più in là, oltre la zona di memoria che ho riservato. E sto andando a leggere o modificare una cella di memoria che magari viene usata per qualcos'altro, per la variabile T, per la variabile F, per una variabile reale. Quindi sto andando a leggere e modificare dei dati che, poverini, non c'entrano niente. Allora, se sono fortunato, sto andando a modificare una zona di memoria che non è accessibile al mio programma e quindi il sistema operativo mi uccide. Dice, no, questo programma ha tentato di fare un accesso in una zona di memoria che non gli compete. Se sono sfortunato, sto facendo accesso a una zona di memoria che appartiene ancora al mio programma, quindi il sistema operativo dice tutto bene, ma purtroppo è una variabile. Sto ammazzando, modificando, rovinando il valore di una variabile che, poverina, non c'entrava nulla. Quindi attenzione che questi sono errori che sono abbastanza complessi da trovare, perché significa che dopo un po', da una parte completamente diversa del programma, una variabile ha un valore che non dovrebbe avere. Perché da una parte, da un'altra parte del programma, tu avevi fatto un accesso ad una cella di un vettore con un indice che non era nell'intervallo stabilito. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, perché né il compilatore né il programma, una volta che è avviato, fa nessun tipo di controllo su questo. Altri linguaggi fanno i controlli e ti bloccano, invece il C no. Quindi se vuoi farti del male sei libero di farlo, ma il compilatore non ti aiuta. Ok, anzi, torniamo al nostro esercizio, avendo queste quattro nozioni, ma non ce ne sono molte di più sui vettori, e cominciamo a risolvere la parte evidenziata, poi aggiungiamo gli altri pezzi, tanto per familiarizzarci. Ok? Leggiamo 10 numeri e li stampiamo. Creiamo un nostro nuovo progettino. Lo chiamiamo Pioggia. Allora,
Allora, innanzitutto condividiamo l'idea che il programma dovrà memorizzare in un vettore di 12 elementi i millimetri di piovosità dei 12 mesi. Millimetri, normalmente, se andate a vedere, quando danno i dati di piovosità si tratta sempre, sono sempre dati come numeri interi, 37 millimetri, non è 37,5. Quindi possiamo, il testo non è esplicito su questo punto, però io deciderei che questi dati sono dati interi e non sono dati reali come numeri, come numero, come valore. Quindi io posso dichiarare un vettore che ho chiamato, che chiamerai millimetri, che contiene 12 elementi. Quindi un vettore che contiene la piovosità dei 12 mesi, dove V di 0 corrisponderà a gennaio, puntini puntini, V di 11 corrisponderà a dicembre. Quando dichiaro un vettore di 12 mesi, di 12 celle, queste celle sono numerate a partire da 0 fino a 11. E quindi saprò io che V di 3 sarà aprile. Adesso, oggi, non siamo ancora in grado di scrivere il nome del mese per esteso e scriveremo semplicemente mese 1, mese 2, mese 3, mese 4. Però mentalmente sappiamo che cosa sono. Ecco, per generalizzare un pochino il programma, questo 12 qui è una costante numerica che possiamo riportare in modo esplicito, oppure meglio, possiamo definire in modo simbolico, come abbiamo imparato a fare la volta scorsa. Possiamo definire una costante simbolica con l'istruzione define mesi vale 12 e quindi dichiarare il vettore come nella riga 9 non usando il valore 12 ma usando il nome della costante simbolica. È vero che i mesi dell'anno saranno sempre 12, però magari questo programma un domani dovremo farlo girare su un periodo di 10 anni, allora ci basterà modificare quel 12 e farlo diventare 120. No? Sempre pensare in avanti significa sempre anche cercare di generalizzare un po' il problema rispetto a quello che viene fornito. Quindi define mesi 12, istruisce il preprocessore, quindi il programma che viene eseguito prima della compilazione vera e propria, che tutte le volte che incontra la parola mesi la sostituisce col valore 12. Quindi dal punto di vista del compilatore queste due istruzioni sono assolutamente identiche. La seconda è preferibile perché è più leggibile. E poi vedremo più avanti, cercheremo di usare sempre mesi anziché 12, 11, 13 dei valori numerici, delle costanti, no? Meno costanti girano per il programma, più è facile da gestire. Quindi commento la prima versione e lascio viva solamente la seconda. Un requisito del linguaggio C è che quando dimensiono un vettore, la dimensione di quel vettore deve essere già nota a tempo di compilazione. Cioè devo già saperlo, il compilatore nel momento in cui leggo questo sorgente deve già sapere esattamente quante celle ha questo vettore. Una cosa che non posso fare, lo scrivo sotto, poi lo cancelliamo, ma è un errore purtroppo molto frequente, è qualcosa del tipo, ma io non so quanti elementi ho, diciamo n, poi chiedo da tastiera quanto vale n, e poi dichiaro un vettore di n elementi. No?
Immaginate un esercizio che dica, si legga una serie di numeri da tastiera, però non so a priori quanti numeri saranno. Quindi chiedo all'utente quanti numeri vuoi inserire? 25. Allora, quindi memorizzo questo 25 nella variabile n e dimensiono un vettore appunto con n elementi. Allora, questo in C non si può fare, perlomeno nella versione del C che usiamo noi. Non si può fare per un motivo molto semplice che ha a che fare con la struttura del programma. Abbiamo detto che un programma in C è fatto di due blocchi, la prima parte contiene le dichiarazioni delle variabili, la seconda contiene le istruzioni eseguibili. Qui alla riga 20 stiamo cercando di definire una variabile nuova dopo aver già fatto delle istruzioni eseguibili alla riga 18. Quindi questo non è corretto, il compilatore ci darebbe un errore se tentassimo di farlo. Ma anche altri modi, più fantasiosi, tipo questi, che a volte si vedono, sono altrettanto sbagliati. Int n, vet di n e poi leggo n. Ma mi hai appena detto che la dichiarazione del vettore vet non può essere dopo la scanf, perché tutte le dichiarazioni vanno messe prima delle istruzioni eseguibili. Allora l'ho messa prima. Il problema è che a questo punto il valore di n non è ancora definito, non l'ho ancora letto. E quindi, ipotizzando che il compilatore abbia voglia di non segnalare l'errore, userebbe come n il valore chissà quale, indefinito, di una variabile non inizializzata. Poi in questo caso anche darebbe un errore. L'unica cosa che non c'è modo di dimensionare un vettore di dimensione variabile, cioè la cui dimensione sia nota solamente a tempo di esecuzione, quando l'utente inserirà i dati. In C non si può fare. Non si può fare con queste dichiarazioni, si può fare con la locazione dinamica della memoria, ma non ne trattiamo in questo corso, no? Chi prosegue e farà algoritmi l'anno prossimo, il primo argomento che affronta è esattamente questo. Ma con le conoscenze che abbiamo in questo corso non è possibile definire un vettore la cui dimensione sia variabile o sia nota solamente a tempo di esecuzione. Le uniche cose che possiamo mettere qua, tra parentesi quadre, quando definiamo un vettore, sono o una costante numerica oppure una costante simbolica che si risolve in un numero. Punto. E impareremo poi a giostrarcela per risolvere esercizi in cui effettivamente il numero di dati non sia noto a priori. Allora, ciò che faremo è dimensionare un vettore generosamente ampio e poi al massimo non lo usiamo tutto. Ma a questo ci arriviamo. Quello che ci vogliamo portare a casa adesso, in questo istante, è quando dichiaro un vettore, devo sempre dichiarare o un numero esplicito o una costante simbolica come la sua dimensione. Nessun altro modo è lecito. È permesso dal linguaggio C, non è una fissa mia. Ok, abbiamo dichiarato questo vettore. Adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto risolviamo prima la parte evidenziata dell'esercizio che diceva leggi la tastiera la piovosità dei 12 mesi. Vabbè, adesso leggiamo un dato, il primo dato che sarà quello di gennaio 2011 e lo memorizziamo dentro mm di 0. Scusate, qui ho scritto V, ma in realtà è mm. Leggiamo il secondo dato, lo memorizziamo dentro mm di 1 e così via. Quindi, caro utente, i dati di piovosità, i millimetri di pioggia dei 12 mesi. E come faccio a richiederlo? Ripeto 12 volte la stessa operazione. Quindi avrò un ciclo e per cicli semplici in cui devo semplicemente ripetere un numero fisso di volte, di solito si usa l'istruzione for, anziché l'istruzione while, ma sono entrambi utilizzabili. I uguale 0, i minore di mesi, i più più.
Ovviamente i è la variabile che devo definire sopra. Cosa vuol dire? Ricordiamoci cosa vuol dire istruzione for. Significa ripetere il corpo di questo ciclo, quindi ciò che scriveremo tra queste parentesi graffe, fin tanto che questa condizione di ripetizione, che è i minore di 12, rimane vera. Quando questa condizione i minore di 12 diventa falsa, smetti di ripetere il corpo del ciclo. Questa è la condizione vera e propria di ciclo. Dopodiché l'elemento che precede indica un'operazione di inizializzazione da compiere prima che il ciclo inizi, cioè prima di entrare nel ciclo metti a zero la variabile i, inizializzala. E questa è l'operazione di aggiornamento, cioè ogni volta che arrivi alla parentesi graffa in fondo e stai per tornare alla parentesi graffa in alto, fai questa operazione, cioè in questo caso incrementa la variabile i. In modo che all'iterazione successiva arrivi col valore i uguale 1, poi i uguale 2, poi i uguale 3, eccetera. E quindi posso chiedere all'utente questo blocco delle righe, dalla riga 19 fino alla chiusa graffa si ripete 12 volte, perché 12 è il valore della variabile mesi. Qui c'è scritto per i che parte da 0 fin tanto che i è minore di 12, quindi minore non minore uguale, perché l'ultimo valore, l'ultima iterazione è con i uguale 11, perché sono partito da 0 e arrivo fino a 11. Quindi se scrivessi i minore uguale mesi, dovrei partire da i uguale 1, non da i uguale 0. Possiamo contare da 0 a 11 o da 1 a 12, scegliamo noi, però poi siamo coerenti. Io conto da 0. Allora, cosa faccio? Devo dire all'utente, inserisci i millimetri del mese per 100D, mese 1, 2, 3, 4, facciamo per 102D, così li incoloniamo bene. E poi lui inserirà un numero intero. Dove lo metto questo numero intero? Beh, lo posso mettere dentro una variabile x . Ecco, fermiamoci qua un secondo. Se io facessi eseguire questo programma, cosa succederebbe? Che lui mi scrive, inserisci i millimetri del mese. Ah, no, scusate, manca il valore. Qual è il mese? I più 1. Ah. È brutto chiedere a un utente, dammi i millimetri del mese 0. Ti prendono per matto, no? Del mese 1. No? L'utente parla in termini umani. E quindi, quando i vale 0, devo chiedergli il mese 1. Quando i vale 3... per il quarto mese, per me quando i vale 3 è il mese di aprile, quindi devo scrivere 4, no? Per colloquiare con l'utente devo contare da 1 a 12, non da 0 a 11. Quindi c'è questa lieve differenza tra l'ordine dei dati percepito dall'utente e l'ordine con cui vengono memorizzati all'interno del vettore. Questo è solamente la ragione di questo più 1. Allora, se facessi così, il programma scriverebbe, inserisci i millimetri del mese 1, l'utente lo inserisce e va a finire dentro la variabile x. Se mi fermassi qua, cosa succede? Che dopo che ho letto x, il ciclo viene ripetuto una seconda volta, col valore di i incrementato, quindi i varrebbe 1, non più 0, il programma scriverebbe inserisci i millimetri del mese 2 e li leggerebbe nuovamente nella variabile stessa x. Quindi questo valore del mese 2 andrebbe a sovrascrivere, perché la variabile x è sempre la stessa, andrebbe a sovrascrivere il valore vecchio del mese, del primo mese, quindi l'avremmo perso per sempre. È quello che noi non vogliamo fare, vogliamo prendere questo x e salvarlo dentro il mio vettore. Ho letto x al mese 1 quando i valeva 0? Allora questo x lo memorizzo dentro mm di 0. Poi, prossima iterazione, valore di i uguale 1, chiedo i millimetri del mese 2, legge x,
e memorizza x dentro la variabile mm di 1. E così via, per 12 volte. Mi serve un vettore per poter fare questa cosa, per poter ripetere lo stesso codice, ma far sì che il valore vada a finire ogni volta in una cella diversa. Non mi basta mm, mi serve questo indice i, mi serve un modo per indicizzare celle diverse a seconda del valore dell'indice i. Non avrei potuto scrivere xi. No, x con i non funziona. Se scrivessi anche così, oppure xi, sarebbe una variabile che si chiama xi. Cioè questa i qua, nel nome, come alla lavagna si fa così, no? A con i, dove è implicito che quell'i rappresenta una variabile, il valore di un'altra variabile. Qui no, se scrivo x con i lì sotto, quella è una variabile che si chiama xi, finisce lì. Se non ha nessun legame, nessuna relazione con la variabile che si chiama i. Nessuno. L'unico modo per poter avere un nome di una variabile, diciamo così, parametrizzato, è quello di creare un vettore e poi usare le parentesi quadre per andare a indicizzare le singole celle. Sì, però adesso voglio fare debug così voglio vedere i passaggi. Certo, poi ci arriviamo. Allora, proviamo a compilare questo e eseguirlo in debug. Che vuole? Cosa ho sbagliato? Ah, x non ho dichiarata. Int x. Proviamo a compilare questo. Com'è che dice che non è usato? Ah, vabbè. Qui mi dà un warning dicendo guarda che la variabile mm non l'hai mai usata, nel senso che ci ho letto dei valori dentro ma non ho ancora stampati, non ho ancora letti. Lo sappiamo perché il programma non è finito. Allora, voglio solo guardare insieme a voi che cosa succede. Quindi andiamo in modalità debug, però per farmi mettere prima un breakpoint. Allora, mettiamo un breakpoint all'inizio, stoppa il programma, mettiamo un breakpoint all'inizio, qua. Allora. Sto eseguendo il programma in modalità debug, passo passo, ok? Gli ho fatto stampare la prima printf, inserisci i millimetri di pioggia dei 12 mesi. E l'esecuzione del programma è qui alla riga 18, sto per iniziare il ciclo for. Vedete che qua ci sono le variabili i e x che contengono ancora sporcizie perché non sono ancora mai state inizializzate, mai state utilizzate. E la variabile mm, se l'esploro, contiene tanti dati, anche essi non inizializzati. L'unica cosa certa è che contiene 12 numeri diversi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Questo è ciò che è il contenuto delle variabili quando il programma inizia. Adesso vado avanti il primo passo. E il primo passo metterà i uguale 0, quando inizia un ciclo, viene eseguita l'istruzione di inizializzazione, metti i uguale 0, viene valutata la condizione, i minore di mesi, e se questa condizione è vera, e in questo caso lo sarà perché se metti i uguale 0, 0 sarà minore di 12, se la condizione è vera entro a eseguire il corpo del ciclo. Quindi mi aspetto che chiudiamo questo mostro, che i vada a 0 e che la freccia arrivi sull'istruzione 20. F7, ok, è ciò che è successo.
ho messo i uguale a 0, la condizione i minore di 12 è vera e quindi sono entrato dentro il ciclo. Inseriscimi i limiti del mese, i vale 0, il mese i più 1 stamperà del mese 1. Quindi F7 e mi ha stampato inseriscimi i limiti del mese 1. Adesso faccio in modo di inserirli, quindi faccio eseguire la scanf, F7, e diciamo che nel mese 1, gennaio, ci sono stati 35 mm di pioggia. A questo punto il programma cosa ha fatto? Ha letto x, quindi vedete qua che x ha assunto il valore 35. Il vettore mm contiene ancora sempre i dati di prima, non è cambiato nulla. Adesso ciò che faccio qui è prendere il valore di i, che è 0, il valore di x, che è 35, e dire metti il 35 dentro la cella di indice 0 del vettore mm. Prendi questo x e memorizzalo dentro mm di 0. Quindi mi aspetto che vada a finire al posto di questo 2, 6, 8, 9, eccetera. F7. E infatti dentro la cella mm di 0, nella prima cella del vettore mm, è finito il 35. E lì rimane. Dopodiché la freccia è tornata su perché chiaramente ho incontrato la chiusa graffa. Quando vado avanti, ciò che farà è quello di eseguire, la prima volta eseguito l'inizializzazione i uguale a 0, le volte successive esegue l'aggiornamento, incrementa i, e poi va a rivalutare la condizione. Quindi i vale 0, quando farò andare avanti il programma incrementerà la i, quindi passerà i uguale 1, controllerà se i è minore ancora di mesi, in questo caso lo sarà di nuovo perché 1 è minore di 12, e quindi entreremo, i passato 1 è ancora minore di 12 e quindi sono entrato alla riga 20. E vado avanti così. La seconda volta rileggo i millimetri di pioggia del mese 2, che questa volta erano 70, e ciò che succede è che il 70 va a sovrascrivere il valore 35 che aveva la variabile x. Ma questo è ciò che dicevo prima, se ho una variabile sola mi perdo i dati vecchi, mi rimane solo l'ultimo, ogni volta che, ogni iterazione, ogni volta che lo rileggo. E infatti per non perderli vado a salvarli sempre nel vettore mm, ma questa volta nella posizione 1, non più nella posizione 0. Ogni volta lo salvo in una posizione diversa. E così vado avanti per 12 volte. Dove sono qua? Tac, 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 e vado avanti. Inseriscimi l'11 e lo memorizzo nella terza posizione e così via. Adesso vado avanti fino in fondo. Continua. E il programma finisce, adesso qua non lo possiamo vedere perché è terminato, non possiamo vedere i valori. Questo viene eseguito 12 volte. Adesso, come possiamo fare per stampare questi valori? Ma semplicemente basterà ripetere un altro ciclo in cui andiamo a prendere un valore alla volta e lo mostriamo a video. Mese, percento 2D, due punti, percento di millimetri. Mese I più 1, i millimetri saranno mm di I. Per stampare il contenuto di un vettore è necessario iterare, fare un altro ciclo in cui ad ogni iterazione del ciclo si stampa
una cella del vettore. Non esiste, non è possibile stampare l'intero vettore, quindi gli interi 12 numeri, con un'unica istruzione printf. La printf stampa un valore alla volta. E quindi per stamparne 12 sono obbligato a impostare un ciclo in cui ad ogni iterazione del ciclo, che verrà ripetuto 12 volte, ad ogni iterazione stampa un valore in più. Ogni volta che devo leggere il valore di un vettore o stampare il valore di un vettore, devo sempre fare un ciclo. Per leggere uno alla volta o per stampare uno alla volta i valori delle celle del vettore. Un vettore non è altro che il modo per mettere insieme delle variabili. Ma le operazioni avvengono sempre solo sulle variabili singole, mai sul vettore. Non esiste mai nulla, nessuna istruzione in C che lavori sul vettore nel suo complesso. Ma ogni istruzione lavora sempre solo su una singola cella del vettore. E ci pensano i cicli a fare in modo di, quando ho 100 celle, di ripetere la stessa operazione su ciascuna delle 100 celle. E quindi qua semplicemente stampo i valori che ho appena inserito. Possiamo... Dove è andato? Rieseguirlo, mettiamo dei valori a caso. Ah! Si è chiuso troppo in fretta. Perché dopo queste ultime stampe chiaramente lui chiude. Allora, facciamolo partire così. Vedete perché era comodo la define? Perché visto che mi stufo di inserire 12 mesi ogni volta, modifichiamo quella define, mettiamone solo 4, facciamo finta che l'anno abbia 4 mesi, sviluppiamo tutto il programma con 4 e poi alla fine rimetteremo 12, no? Toccando solamente in un punto. In questo caso mi dice mese 1 33 mm, mese 2 1 mm, sta stampando, purtroppo ho dimenticato un barra n, quindi me li stampa tutti di fila. Mettiamo sto barra n, fatemi mettere, facciamo finta che i mesi siano 4, dicevo, così evitiamo di... Ah. 33, 66, 99, 11 e vengono stampati. Poi ovviamente il programma vero dovremmo rimettere define mesi 12 anziché 4, ma per rapidità di sviluppo lavoriamo con una versione ridotta dell'anno. Ok. Allora, abituiamoci, leggere un vettore significa ripetere tot volte la scanf di una singola cella, stampare un vettore significa ripetere tot volte la printf di una singola cella. E ripetere quasi sempre sarà un'istruzione di questo genere. Per abitudine, in questi casi, la variabile di controllo del ciclo, io la chiamo quasi sempre i o j, no? Perché i mi ricorda indice. E viene usata per indizzare le... Poi potete chiamarla come volete, ma solo per abitudine. Ecco, qualcuno di voi prima invece mi diceva se queste due istruzioni non si potessero collassare in una sola. Cioè è necessario leggere una variabile singola e poi ricopiarla dentro la cella del vettore? No che non è necessario, si può benissimo, anzi, normalmente lo si fa, leggere il valore e metterlo direttamente dentro... e commerciale la cella iesima del vettore mm con o senza spazio come volete, qua indifferente. Anziché metterlo dentro x e poi copiare x dentro mmd, lo metto dentro mmd e ovviamente lui lo metterà dentro una specifica cella del vettore mm, quella che ha indice pari al valore corrente di i, al valore che assume la variabile i in quel preciso istante. Ok? Non attribuiamo troppa intelligenza al compilatore. Il compilatore non fa nessun tipo di associazione tra mm e i. Cioè, a noi viene a dire i è l'indice del vettore mm.
Perché i matematici ci hanno abituati a parlare di A con I e B con J, allora sembra quasi che l'indice sia associato alla serie, associato al vettore. Invece no, l'indice è semplicemente una variabile in cui ci metto dentro un numero e è il valore di questo numero che conta. Vedremo poi dei casi in cui questa cosa che adesso sembra una banalità tende a crearvi confusione. Quindi io commento queste due righe precedenti, mi ha fatto comodo lasciarlo separato perché in debug passo passo potevamo vedere cosa succedeva, ma in pratica si fa sempre così. Leggo un valore dentro una cella di un vettore. La regola generale è sempre la stessa. Una cella di un vettore, ossia nome del vettore, parentesi quadre, valore dell'indice, una cella di un vettore è in tutto e per tutto una variabile e può essere usata ovunque si possa usare una variabile normale, senza eccezioni. Ok. Allora, se questo ci convince, abbiamo fatto la parte facile, possiamo tornare all'esercizio completo. Così facciamo un po' di ginnastica con questo vettore che abbiamo appena creato. Allora, dobbiamo fare, secondo punto di questo elenco di cose da fare, ci dice calcolare il numero totale di millimetri di pioggia caduti nell'anno. Basta fare la somma di quei 12 numeri. Quindi adesso strutturiamo un attimo di più il programma. Qui ho un primo blocco in cui dobbiamo fare l'inserimento dei dati. Poi abbiamo un altro blocco in cui stampiamo il riepilogo. L'ho chiamato riepilogo il testo, quindi stampa il riepilogo. Adesso aggiungiamo qua sotto un altro blocco in cui calcola e stampa la piovosità totale. E poi dovremmo fare un altro blocco in cui devo calcolare il mese più piovoso. Questi sono i blocchi di un immaginario diagramma di flusso, no? Che vengono in sequenza. Leggo i dati e poi una volta che ho i dati li uso, li analizzo più volte. Ormai i dati dopo la riga 27, da qui in avanti, dalla riga 28 in avanti, i dati sono, dei 12 mesi, sono tranquillamente memorizzati nelle 12 posizioni del vettore MM. Li posso usare e leggere più volte. Devo solo fare attenzione a non modificarli, non rovinarli, non cancellarli per sbaglio. Ma sono lì, ormai li ho letti, li posso usare più volte. La piovosità totale. Basta fare la somma di quei 12 valori. Quindi partire con una somma uguale a 0 e per ogni valore delle celle del vettore, aggiungo a questa somma il numero di millimetri che sono caduti in quel mese. Op, punto e virgola, non virgola qua. Ovviamente somma, torno su un attimo a dichiararlo, deve essere una variabile intera, che deve essere dichiarata, ovviamente. E qui sto, io non voglio scrivere somma uguale, cosa c'è scritto lì? C'è scritto somma uguale mm di 0 più mm di 1 più mm di 2 più mm di 3 più mm di 4 fino a 11 o fino a quanto vale mesi meno 1. Però non lo voglio scrivere come espressione, lo scrivo come ciclo in cui parto da 0 e ogni volta sommo al valore precedente dei
mesi che ho già sommato, via via il mese successivo. Alla fine di questo ciclo la variabile somma assumerà il valore della somma di tutti i 12 mesi. Ok? C'è qualcuno che non è convinto? Vedo qualche incertezza nell'aria. Io ciò che dovrei fare è questo, il calcolo che devo fare è questo, no? Però a parte che è noioso scrivere così, ma poi ricordiamoci che noi abbiamo la variabile, la costante mesi che dovrebbe valere 12, ma per il momento vale 4, quindi questa cosa qui dovrei poi modificarla. Allora sto calcolando una somma con un numero variabile di elementi, quindi non mi conviene mai, non posso scriverla come espressione così. Perché io qui, in questo caso, so che devo arrivare a 11, ma in generale chi lo sa? Ciò che so, di sicuro, in generale, è che devo arrivare fino a mesi meno 1. Questa è l'unica verità che ho. Che poi, molto probabilmente, mesi meno 1 varrà 11. Però è un'espressione che non posso scrivere di blocco, in un blocco solo. Devo inventare un modo di calcolarla incrementalmente. Un pezzo alla volta. Un piccolo passo che poi posso iterare, ripetere un numero variabile di volte. E se io faccio la somma di 5 numeri, anche a mano, se faccio 3 numeri o 4, magari sai, in colonna riesco a fare la somma di botto, no? In un colpo solo, in un'operazione sola. Però se cominciate già ad avere un elenco di 10 numeri, non li mettete tutti 10 in colonna. Cominciate a fare il primo più il secondo e salvate il risultato. Poi al risultato sommate il terzo e quindi avete un risultato parziale che contiene i primi tre e poi al risultato dei primi tre sommate il quarto e aggiornate via via questo risultato parziale. Quando giocate a carte e contate i punti di pinacola fate così, avete una serie di punteggi e ogni volta calcolate il totale aggiungendo il valore precedente. E in C lo rappresentiamo così. Ok? Quindi alla fine possiamo stampare e dire che il numero totale di millimetri nell'anno è pari al valore della variabile somma. Occhio alla riga 31 che è la più importante, dobbiamo ricordarci di partire da zero, altrimenti staremo sommando il valore di una variabile che inizia con un valore casuale. Ok? In questo caso mi scrivo il sito dei dati, mi scrive la piovosità totale dell'anno è pari a 187, bisognerebbe verificare se è giusto, ma è uguale alla somma di quei quattro numeri che ho inserito più o meno a caso.
Calcolo e stampa il mese più piovoso, invece è più difficile, almeno la prima volta. Se mi danno una serie di numeri, immaginiamo 35, 40, 12, 28, di nuovo 35, ne ho messi, mettiamone 6, facciamo 6 mesi, 12 di nuovo. Supponiamo che l'utente abbia inserito questi numeri. Ce ne sono 6, saranno 12, ma per brevità ne faccio solamente 6. Okay? Cosa dovrebbe, in questo caso, cosa vogliamo che stampi il programma? Io voglio che stampi il mese più piovoso è stato il mese 2 e in quel mese sono scesi 40 mm di pioggia. Ok? Allora, ricordiamoci cosa vogliamo stampare, perché poi tutto il resto dipende da questo. Il mese 2 con 40 mm. Allora, il nostro lavoro è quello di inventarci un algoritmo che sputi fuori questo 2 e questo 40. Come abbiamo fatto a dire 40? Perché 40? Non vale dire si vede. Facciamo dei confronti successivi solo tra coppie di numeri. Ogni volta che collettiamo quello più grande. Dobbiamo fare, no, dice lui, dei confronti tra numeri. Però facciamo attenzione. Io confronto 35 con 28 e vedo che è più alto. Confronto 40 con 35 e vedo che è più alto, quindi 40 mi piace come massimo, ma anche 35 sembrerebbe un massimo. Solo che 40 è più bello perché 35 è più piccolo di 40. Però 35 e 40 non sono vicini. Come possiamo fare a confrontare? Verrebbe da confrontare tutti con tutti, no? Ogni numero con tutti gli altri, vediamo qual è l'unico che è più grande di tutti. Ma detto parole, forse ha senso, ma formalizzare questo lo vedo difficile. Allora, proviamo a pensare in modo incrementale. Se io avessi un numero solo, gli altri non li vedo, vedo solo il primo, qual è il massimo? È lui, no? 35. Sarà il massimo vero finale? No, non li ho ancora visti tutti, però vedendo solo il primo dico che il massimo è 35. Poi arriva il secondo. Allora cosa faccio? Ho due possibilità. Quando arriva il secondo, o dico che quello che prima pensavo che fosse il massimo continua ad esserlo, perché quello nuovo che mi è arrivato è più piccolo di lui, oppure quello nuovo che mi è arrivato è più grande di lui, e quindi devo dimenticarmi il 35 che mi sembrava tanto bello, ma poi ho scoperto che non lo è perché mi è arrivato uno migliore, e al posto del 35 metto 40. Poi mi arriva un'altra persona, 12. Vado a confrontare il 12 con cosa? Col 40. Attenzione al gesto che ho fatto sbagliato. Vado a confrontare il 12 col 40? No, non con questo 40. Con questo 40. E dopo, tra un attimo, vi faccio capire perché.
E non col 35? Perché non devo più confrontarla col 35? Ma perché non me ne frega niente il 35? Ormai ho già capito che non è lui il più alto. 12 col 40. Il 12 è più alto del 40? No. E allora togliete i piedi. Avanti il prossimo. 28. Cosa devo confrontare 28? Con chi? Col numero precedente? No. Devo confrontare 28 col numero che mi ero scritto da parte. E 28 è più grande o più piccolo di 40? È più piccolo. E allora non mi interessa. Avanti un altro. Noi andiamo a fare confronti ogni volta di un nuovo numero con questo, che diamogli un nome, chiamiamolo Max. Ogni volta che arriva un numero nuovo, li prendo uno alla volta questi numeri e mi chiedo, il numero nuovo che arriva è maggiore del massimo numero che ho visto finora? Se sì, allora il massimo numero che ho visto finora diventa quello nuovo, perché ne ho visto uno più grande. Se no, non ho nulla da fare. Alla fine, dopo che li avrò visti tutti, qua ci sarà il vero massimo, quello che ha battuto tutti gli altri e non è più stato battuto da nessuno dopo. Quindi noi lavoriamo con una ipotesi del valore massimo. Secondo me è 35. E poi vado avanti a convalidare oppure a raffinare, ad aggiornare questa ipotesi. Ma la controllo, se ogni volta che trovo un dato che mi rende non più valida quella ipotesi, aggiorno l'ipotesi per renderla valida con un valore nuovo. Non si può fare tutto in un colpo. Parto con un'approssimazione e poi via via la miglioro. Ma è la stessa cosa che facevamo qua nella somma. Parto con un'approssimazione dicendo, finché non vedo i numeri non so quanto vale la somma, diciamo che vale 0. Poi man mano che vedo i numeri aggiorno il valore di quella variabile che in ogni istante tiene conto dei numeri che ho già visto. In quel caso della somma dei numeri che ho già visto. Quello che stiamo per scrivere è del massimo tra i numeri che ho già visto. Il ragionamento sarà sempre di questo genere. Io ho una sequenza di numeri, me la mangio un po' alla volta. E ogni volta che vedo un nuovo elemento aggiorno il valore di alcune variabili, di alcune quantità che devo calcolare sulla serie intera. Tutto questo alla fine significa tre righe di C. Allora, perché me lo fa verde questo? No, perché forse c'è una macro definita max. Max mm? Massimo numero di millimetri. La inizializzo a un'ipotesi iniziale. Poi chiaramente questo lo sostituiamo. E poi, ripetiamo, cosa devo fare? Quindi sono partito da un'ipotesi iniziale, questo 35, poi adesso lo mettiamo a posto e cerchiamo di ragionare su quale deve essere il valore iniziale. Poi ogni volta che vedo i numeri, quindi il solito ciclo che mi fa prendere in mano uno alla volta i numeri, ogni volta che prendo un numero vado a confrontare il numero corrente e mi chiedo, questo numero, i millimetri del mese I, supera il massimo numero di millimetri che ho visto finora?
i millimetri attuali del mese che sto considerando sono di più del massimo numero di millimetri? Se sì, allora quel massimo che ho visto è da ritoccare, è da aggiornare, perché ho trovato un numero più grande di lui. E da aggiornare sostituendo, non max, scusate, mm di, sostituendo al valore che aveva il valore dei millimetri di questo mese che l'hanno battuto. Ok? E ogni volta, se per caso questa ipotesi iniziale fosse già giusta, mi desse già 40, tutti i valori che osservo non saranno mai maggiori di lui e quindi esco già col valore giusto. Ma se l'ipotesi fosse sbagliata per difetto, non appena trovo un mese in cui il numero di millimetri sia maggiore dell'ipotesi che avevo, immediatamente butto via quell'ipotesi e sostituisco col numero di millimetri di quel mese lì che ho visto. Alla fine, quando ho finito di fare tutte le 12 iterazioni, la variabile max millimetri conterrà il valore del numero di millimetri del mese che per ultimo ha battuto quello precedente, che in realtà è più alto di tutti, perché ha battuto tutti quelli prima e non è stato battuto da nessun altro dopo. Lì alla riga 49 c'è un errore frequente che salta fuori spesso, di chi confronta MMD con MMD-1. Confrontare un elemento con quello prima. È sbagliato, perché se io confrontassi un elemento con quello prima, direi che il massimo è 35. Perché è maggiore di 28, ma non ci interessa che sia maggiore di 28, dobbiamo sempre confrontare non con quello prima, ma col massimo che ho visto finora, che è relativo a chissà quanti mesi fa. Allora, questo ci permette di stampare che alla fine il massimo, la massima precipitazione è di per cento di millimetri, max mm. E questo non lo posso ancora compilare, non è ancora finito, perché devo ancora sistemare la riga 45. Ipotesi iniziale. A quale valore devo inizializzare una variabile che userò per calcolare il massimo di una serie di valori? Allora, nel caso della somma era facile. Ho messo somma uguale a 0 perché? Perché somma uguale a 0 è il valore della somma di 0 elementi. Non ho ancora visto nessun elemento, allora avendo 0 elementi, qual è la loro somma? 0. Poi avendo un elemento, avendone due, ci sommo dentro dei valori. Questo ragionamento non lo posso fare qui, perché avendo 0 elementi, quindi prima di cominciare ad affrontare gli elementi, qual è il massimo? Non si può definire il massimo di un insieme vuoto, non è definito. Allora, cosa ci mettiamo qua dentro? Va bene 0? Domanda facile, va bene 0, sì o no?
La risposta dipende sempre. Dipende, dipende da cosa. Ci sono dei casi in cui 0 va benissimo. In questo caso va benissimo. Che caratteristiche deve avere quel valore iniziale? Deve essere un valore che è sicuramente minore del massimo. Visto che è un valore temporaneo, di comodo, voglio che sia cancellato, sovrascritto da un valore vero. Allora devo mettere un valore che sia sicuramente minore del vero massimo della serie dei numeri, in modo che almeno una volta questo max mm fittizio venga sostituito da un mm vero. Allora 0 ha quella proprietà? È sicuramente minore del massimo? Sì, perché? Ma perché io so che questi sono numeri positivi. Se fossero temperature e non millimetri di pioggia, non andrebbe bene 0. Perché potrebbero essere anche valori negativi. E se fossero tutti numeri negativi, il massimo è meno 5, non è 0. Se fossimo in Siberia. O al polo. Io devo mettere un valore che sia... deve essere... certamente minore del massimo vero. Il problema è che io non so quant'è il massimo vero, e quindi come faccio a inventarmi a tempo di compilazione un valore che sia davvero minore del massimo? Ho due modi di fare. Caso 1, minore o uguale, che se anche uguale al massimo fossi, avessi proprio scritto max è uguale a 40, un colpo di fortuna non mi andava bene. Avessi scritto max uguale a 50, avrei sballato, perché avrei detto al massimo millimetri sono 50, mentre in realtà il vero massimo è 40, perché sono partito con un valore sbagliato, troppo alto. Allora, nei casi, in caso generale, ho due possibilità. O conosco l'intervallo di valori entro cui si possono trovare i dati. Se sono millimetri di pioggia è da 0 in su, pioggia negativa non ce l'abbiamo. Se sono i voti sono da 18 a 30. Se sono le temperature in gradi centigradi sono da meno 273 a non c'è un limite superiore. Ma se faccio meno, se lo inizializzo a meno 300, sono sicuro che non ci sarà nessuna temperatura inferiore a meno 300. No? E così via. Quindi, una cosa che posso fare è lo inizializzo ad un valore sicuramente inferiore al minimo tra i valori che si può, che si potrà presentare nei dati. In assoluto, indipendentemente da quali saranno i dati, no? Se sono numeri, se i dati sono positivi, 0 oppure meno 1, via, per essere tranquilli. È sicuramente minore di qualunque dato che si presenterà. Oppure, seconda possibilità, lo inizializzo pari al primo dato. Qui abbiamo fatto così, prendiamo 35, il primo che ho visto, sarà lui? In questo caso non era lui, è stato sostituito da 40, ma se fosse stato lui...
l'avevamo preso come esempio iniziale, come ipotesi iniziale, e per fortuna, no? Nel caso di una sequenza decrescente, per fortuna era già lui il massimo. Quindi o metto max mm uguale a 0, fatemelo mettere qua sotto, oppure, non so, max mm uguale a meno 1, perché so che le precipitazioni sono valori maggiore o uguale a 0. Per loro natura. Oppure l'inizializzo del primo dato è molto più semplice. Fine. Prendo il primo. E poi confronterò gli altri via via con lui. Addirittura in questo secondo caso potrei decidere di partire non da i uguale 0 ma da i uguale 1, perché tanto 0 ce l'ho già, è inutile che confronti il 35 con se stesso, non è maggiore. E quindi posso partire da 40, ma... Allora, qualunque di queste tre inizializzazioni va bene. Lasciamo magari questa, poi lo vediamo. Solo perché voglio compilarlo una volta. Quindi qua mettiamo i valori, 35, 40, 28, 35, e mi dice che la massima precipitazione è di 40 mm, che è giusto. Dobbiamo ancora stampare in quale mese avviene. Però vi lascio l'intervallo per ragionare su queste tre righe di codice.